Giunge alla 26esima edizione la settimana africana regionale promossa dalla Onlus Africa Chiama, in programma dal 24 al 30 settembre a Fano, San Costanzo e Pesaro. Nata nel 1998 da un'idea di Italo Nannini, fondatore dell'associazione fanese, la manifestazione si pone come obiettivo quello di accendere i riflettori sull'Africa, il continente più dimenticato e oppresso, e di sensibilizzare sui temi della cooperazione e solidarietà internazionale. L'iniziativa accoglierà 13 eventi e ben 20 ospiti tra scrittori, relatori, artisti e incontri per conoscere più nel dettaglio l'impegno dell'Africa Chiama in Kenya, Tanzania e Zambia. È possibile visionare tutto il programma sul nostro sito www.l'africachiama.org. Sicuramente appuntamenti sia dedicati ai bambini, come quello di domenica 24, dove saremo in piazza 20 settembre con un rinoceronte che ci porterà al Teatro delle Isole, laboratorio di percussioni per bambini, ma anche con incontri e testimonianze. Due in particolare gli appuntamenti che ci teniamo a sottolineare, al quale siete tutti invitati. Il primo è quello di giovedì 28 settembre, saremo alla Chiesa del Gonfalone a Fano alle ore 18 con ospite Don Luigi Ciotti, che parlerà appunto di impegno sociale e di accoglienza. E alle ore 21, sempre nella Chiesa del Gonfalone, invece avremo un incontro con Marco Trovato, direttore della rivista Africa, che ci aiuterà a comprendere meglio ciò che sta accadendo proprio in questi ultimi mesi nell'area del Sahel. Infine, l'appuntamento a cui teniamo particolarmente è l'appuntamento di festa e finale della settimana africana regionale, ovvero la Notte Nera, che si terrà sabato 30 settembre al Bastione San Gallo. Inizieremo alle 17:30 con laboratori e concerti e musica, piatti tipici del continente africano, e alle 18:30 un appuntamento speciale, che è quello della consegna del premio L'Africa nel Cuore quest'anno all'associazione Mediterranea Saving Humans, impegnata quotidianamente su tutte quelle che sono le rotte migratorie, pronti ad accogliere e a tendere una mano. La manifestazione, realizzata con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Fano e dell'Assemblea Legislativa delle Marche, prevede anche due appuntamenti a San Costanzo e a Pesaro, rispettivamente mercoledì 27 e venerdì 29 settembre, dedicati a temi di grande attualità, come quelli inerenti ai lavoratori stranieri, alla dignità e alla sicurezza sul lavoro. L'amministrazione comunale di Fano e l'assessorato al welfare di comunità sono vicini anche quest'anno all'iniziativa giunta alla 26esima edizione della settimana africana, perché è ancora di più quest'anno, visti i fatti e gli accadimenti a livello nazionale e internazionale, sempre di più un'occasione di confronto, di scambio, di riflessione per promuovere una cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione che ormai deve essere sempre di più acquisita nell'opinione pubblica, perché il fenomeno dell'immigrazione e dei migranti non è più da considerare un'emergenza, ma va appunto visto in una chiave strutturale. Quindi ecco, è per noi un onore e un piacere, oltre che un dovere, sostenere un'iniziativa del genere che anche nella nostra città ha, con gli ospiti, con le varie iniziative, attività, concerti, testimonianze, l'obiettivo di far crescere sempre di più questa consapevolezza e una sensibilità nei confronti di coloro che davvero hanno più bisogno, perché vengono da situazioni davvero tragiche.